Ma salve a tutti, buongiornissimo, ben arrivati, Wella Cyrus Joxy, buongiorno ragazzi e ben arrivati. Come state? Com'è iniziata questa giornata? Allora, eravamo rimasti su questo pianeta strano. Bizzarro. Ah, cavolo, io. Oh. Non posso. Cavolo. Il gel di supporto vitale com'è che si faceva? Con il gel di idrogeno. Eccolo. Ok. Ciao Steffino, ciao Joxy. Ok, è una situazione un po' bizzarra. Perché condizioni estreme. Bulbo stellare. Ciao Cesare, buongiorno. E questo? Polvere di ferrite. Ok. Ciao Palude. Chi è che ruggisce? Ma le creature volanti ruggiscono? Sembra di sì. Ci sono un paio di cristalloni. Allora, andiamo prima da questo. Beacon per morte. Ah, che bello. Ah, prendiamoci questi bulbi stellari. Cioè. Tipo questa che cos'è? Questa qua. Flora pericolosa. Seminatore. Che carino questo. È un incrocio tra un cane e un non so cosa. Volevo vedere che cosa mi diceva. E non faccio a tempo. Quello molto intelligente. Ma la smettete di passarmi davanti? Cioè, asintotico? Rovo stellare. Ciao, bosse! Ok, sì, è un. Allora, io non mi ricordo che cosa dovevo fare. Sai che dovevo fare l'iperguida. Per fare l'iperguida mi serviva l'involucro per antimateria, che ora posso fare però. Ok. Sei a scuola? E che ci fai nel mio stream? Se sei a scuola, la scuola è molto più importante, Luca. Lo studio è una delle cose più fondamentali. Oh. Corri, Mal! Corri, corri! Corri, tempesta rovente! Ok. Allora,
Quindi cella di curvatura. Ora posso. Sistemare quello. Che fine hanno fatto gli abitanti? Ah, ci siamo presi una piccola pausetta da Oxygen. Phil. Mi si stava fondendo il cervello. Abbiamo fatto tipo per 3 settimane. Mi si stava veramente fondendo il cervello. Allora, mi. Cavolo, che volevo vedere che altro c'era qua dentro, però. Questo lo posso ricaricare con qual. No, non ho niente. Il trizio e la pirite. Allora, quindi io dovrei avere. Eccole qua. Vediamo un po'. Su questo pianeta. È su questo pianeta? O è su un altro pianeta? Si vede nulla, ragazzi. Deposito. Sono anche dei fulmini. Ciao Snow! Buongiornissimo, perché non mi va di giocarlo, Steppino? Solito gioco solo giochi che mi va di giocare. Mi sa che conviene andare nell'atmosfera, ragazzi, perché se no qua ci mettiamo 19 minuti per arrivarci. Ed è un pochettino troppo. Ok, molto meglio. Non si vede nulla, è tutto giallo, chat! Questo viene da orrendo. Ah, cavolo. Questo pianeta è orrendo. Non si capisce nulla di questo pianeta. Cioè. Ah. Ah. Veramente assurdo. Dai. Andiamo a vedere questo deposito di risorse, va. Cioè. Ciao Sein, buongiorno, ben arrivata. Dai che mancano 20. Dai, 20 secondi. Tutto giallo, ragazzi, non si vede nulla. Quanto manca? 10. No, mettiamo troppo, ci mettiamo troppo. E riesci. Ok. Ci siamo.
Oh. Oh. Ok. A posto. A posto, chat. A posto. Ah. Ok. Uff. Quindi. Ah, cavolo. Vediamo un po'. Lemmio. Ah, cavolo, però mi serve. Lo posso creare il boltcaster? Nanotubi di carbonio. Ne servono tre. Ok. E poi mi serve il metallo cromato. Ok. Rame. Carbonio condensato. Vai. C'è anche una sentinella. Allora, intanto che questo lavora, andiamoci a vedere questa pietra della conoscenza. Beacon per io. Oh! Ok. Che c'è dentro? Naniti. Ok. Problema è che facciamo arrabbiare un po' di sentinelle se distruggiamo questo. Oh, ce n'è un'altra. Questo carico. Però mi sa che c'è tanta roba buona. Scusami, scusami. Ha finito? Ha finito. Ok. Mi sa che devo provarci, ragazzi. Potremmo fare una bruttissima fine. Ok. Necessitano munizioni. Ah, cavolo. Pure le munizioni. Ok. Aerox, Lemmio, Oro Magno, Arge. Io prenderei l'Oro Magno. Ok. Brigati, prima che arrivano. Ok. Ok. Ciao Pablo. Buongiorno, ben arrivato. Io poi me ne vado da questo pianeta, ragazzi. Questo pianeta è veramente orrendo. Cioè, qualcosa di. Cerchiamo di seminare le sentinelle.
Ciao Alendir, cos'è questa? Cos'è questa? Ciao Fabo, buongiorno. Ah! Che pianeta orrendo, chat! Temporale rovente, ti pareva? Questa è una finestra. No, questa non si apre. Qua non c'è niente, eh? Più che una base sembra una fabbrica. Oh! Non so se riesco. È pure lavorata quel fianco della montagna, vedete? Ah! Il mio personaggio sta bruciando! Fammi entrare! Ah, è abitata! Narici del guerriero si allargano mentre mi avvicino. Inala profondamente, saggiando l'aria umida trapelata. Quando sono entrato in questa struttura un tempo sterile. Poi abbaia quello che sembra un avvertimento. Mimo in fretta di essere venuto in pace e di conoscere appena la sua lingua. Ciao Alu, buongiorno! Biedexo intruso! Dare Lasayuk! Che cosa sarà il Lasayuk? Rumiaqui en Pawen, Engsoaf, guerriero, Aifen. No, quella non la dico perché in italiano suona strana. Riflette per qualche secondo per afferrare il mio multitool, abbaia ancora contro il mio visore, bagnandolo di saliva mira l'indicatore di carica del raggio minerario, poi al mio zaino. Faccio del mio meglio per mantenere la calma. Vorrà. Forse voleva del sodio. Del metallo. Allora, gli do del carbonio. Il guerriero grugnisce soddisfatto, colpito dal mio dono e dalla mia capacità di comprensione. Mi insegna diverse parole della lingua della sua gente. Ok. Patetica e basta? Ho imparato solo patetica ed. E infatti non l'ho detta, ragazzi. Per fortuna. Di qua porta. Ah, serve il pass dell'Atlante. Ah, aspettate! C'è un computer. Un radiofario inviato da tempo fa da un sistema distante attende la mia risposta. Tre numeri sono visibili sopra una casella in inserimento vuota. Credo di sapere cosa accadrà. 7021. E sarà 2170. Scopro un luogo fra le stelle distanti. Ok. Però sembra essere sempre su questo pianeta orrendo. Ovviamente. Ah, devo abbandonare questo pianeta, ragazzi. È veramente. Cioè. Com'è fuori? 144 gradi, corri, Val! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, sto morendo! Sto morendo lessato! Ok. Non vedo niente, ragazzi! Non vedo niente! Ah, è fuori dal pianeta! Perfetto. Abbandoniamo questo pianeta orrendo, ragazzi! Perché no? Veramente no, non se ne può. Ah. No, è sempre su quel pianeta. Oh mio Dio.
Ma sul serio? Argento. Non c'è del trizio? Argento, argento, argento. Vorrei del trizio. Eccolo. L'ho visto. Si chiama No Man's Sky. È un gioco di esplorazione e sopravvivenza ambientato nello spazio. Ok. Ah no, è su un altro pianeta per fortuna. Pianeta sconosciuto non scoperto. Distruzione ribollente. Ma perché? Ma perché? Perché io non riesco a trovare un pianeta decente? Che cos'è distruzione ribollente? Perché? No, di solito parti sempre dall'orlo della galassia, boss. Cioè, allora, tutti i sistemi solari hanno ovviamente un sole. E... però, se parli dal centro della galassia, di solito parti sempre dall'orlo. Ciao, Mitago! Vediamo che cos'è distruzione ribollente. Oh! Ma sembrano delle piante seppie. Ciao Peppe! Ma che cosa? Ma dove sono arrivato? Temperatura all'esterno 92 gradi. Che cavolo. Bioma caldo intenso. Flora malata. Flora malata. Struttura delle radici regolare, baccelli iridescenti. Ma sono due piante diverse. Età vetusta. Fiorisce una sola volta. Cioè è proprio il pianeta che emette calore, ragazzi. Ciao Old, buongiorno, ben arrivato. Ok, proviamo ad andare al monolito. Intanto impariamo la lingua, poi. Qua dentro non c'è niente. No! Cavolo, sono caduto. Dove sta? Ah, eccolo. È tutto procedurale. E in verità viene generato una volta. La galassia viene generata una volta sola ed è per tot giocatori. Però il numero di pianeti, non mi ricordo quanti triliardi sono. Ed è stata fatta una statistica e mi sembra che per tutte le persone che si sono comprate No Man's Sky ci sarebbero voluti 90 anni per esplorare tutti quanti i pianeti giocandoci, non mi ricordo se 4 o 6 ore al giorno per tutti i giorni.
Nessuno intralcia la via verso Dinarg come le sentinelle. Devono essere istrutte, il loro tempo avrà fine. Così è stato scritto e così sarà. Questo è il giuramento di Viken. Cerco la conoscenza del passato. Sì, non mi ricordo quanti trilioni di pianeti ci sono. Adesso ve la faccio vedere la galassia. Però è una sola, però ce n'è anche più di una. Vediamo se ve la riesco a far vedere. Ah no, devo uscire fuori per farvela vedere. Vabbè, poi quando vado nello spazio ve la faccio vedere. In verità non so se è sempre la stessa galassia vista da un lato differente. Il problema di No Man's Sky è quello che si fa nel gioco. In che senso, Alu? Poi ragazzi, ricordatevi, non confondete mai No Man's Sky attuale da quello del Day One. Non fate questo errore perché sono due giochi completamente differenti. Cioè, No Man's Sky ad oggi è un super giocone. Come muro di fiamme? Che vuol dire muro di fiamme? Ma arriva proprio una colonna di fiamme? No, io entro dentro la nave. Vuol dire muro di fiamme? Ciao Tenkar, buongiorno, ben arrivato. Muro di fiamme. Temperatura all'esterno 270, 280, 290, 300. È un forno. Bella Bram, mettete la pizza! È un forno ventilato! Allora ragazzi, Dio e Viven l'abbiamo presa al day one. E già all'epoca ci eravamo divertiti. Quindi anche noi ce l'abbiamo avuto dal day one. Abbiamo visto tutte le cose che hanno aggiunto col passare del tempo. Il discorso è che fondamentalmente, ragazzi, il concetto di No Man's Sky è che è un gioco d'esplorazione. Cioè, voi siete viaggiatori. Se non vi piace esplorare, molto probabilmente non è il gioco adatto a voi. Per quanto riguarda l'essere ripetitivo, adesso si possono fare un gilione di cose su questo gioco, ma ritorna il discorso che varia in base ai gusti. Tutti i giochi, ragazzi, sono ripetitivi perché su ogni gioco si fanno le stesse identiche cose. Su qualsiasi tipo di gioco, le cose da fare sono sempre le stesse. Per questo vi dico, varia molto in base ai gusti. Io quello che vi posso dire è, magari vedete com'è adesso, se ce l'avete già reinstallate, ve lo date, dategli una possibilità. Se vi interessa il concetto del gioco però è stato ed è ancora, anche dopo tutte le modifiche, resta un gioco particolare, un pochino di nicchia. Perché ha un concetto proprio bizzarro, cioè
è il gusto di esplorare la galassia, vedere le cose bizzarre, seguire delle storie bizzarre, trovarsi un pianeta o una luna particolare dove farsi la base, esplorare le rovine aliene. Su ogni gioco, ragazzi, dopo 50 ore di gioco diventa ripetitivo. Com'è la temperatura all'esterno? 300 gradi? Io in verità volevo. C'è da dire che. All'inizio risultava essere un po' limitato e c'erano tanti bug. Ha senso fare una base se sei sempre in viaggio? Sì, perché praticamente da ogni stazione spaziale ti puoi teletrasportare alla tua base e viceversa. Non riesco a vedere quanto. Ok, dovrebbe essere tornata a 92 gradi. Allora, cassa di manufatti. Cavolo. C'è una sentinella che ce l'ha con me, vero? Allora, che cos'è questo? Deposito di sodio. Eccolo qua. Frammento di manufatto. Arrivo. Arrivo. Mi servono tre chiavi. Una già ce l'ho. Questa è la seconda. Molla la terza. E speriamo in un super manufatto, ragazzi. Dov'è la cassa? Sfera di gravitini. Cassa. Vai, uno, due, tre, dai, super manufatto, super manufatto, super manufatto! Risale a circa 1911 anni fa, sembra i resti di una creatura selvatica, ma alcuni indizi suggeriscono il contatto con una società agricola. Potrebbe essere la prova dell'addomesticamento dei primi animali. Quanto vale? Secondo me 600.000, varrà pochissimo, vero? 2 milioni e 100! Milioni e 100! Ti avvisa se finisci su un pianeta già esplorato da un altro giocatore. A me è successo. Una volta mi ricordo in una delle ultime partite che abbiamo fatto, ragazzi, avevamo trovato tipo un artefatto che valeva tipo 9 milioni, 8 milioni, una cosa del genere. No, sopra i 10 milioni abbiamo svoltato. Sotto i 10 sono fighi, ma. Wow! Ok. No, ancora non le ho incontrate, però ne voglio una, Viven. Ne voglio una. Andiamo a vendere questa roba, ragazzi, e poi andiamo in un'altra. Ah, vi faccio vedere. Ah, no, meglio. Prima consegniamo perché i pirati spaziali sono sempre pericolosi. Vuoi avere più astronavi? Sì. Eccolo qua, lo sapevo.
Eccoli. Hanno messo le astronavi vive, sì. Con contemporaneamente solo la Capital Ship, la fregata. Ciao Sera, buongiorno. Un ipermasso di trizio? Ok. Perfetto. L'ammasso dei patrizio, sì. Insomma, avete visto che carina la mia nuova nave? Eh? Con le valvole, le leve, il joystick per pilotarla. Figa, vero? Dai, guardate che robetta. Ok. La PS5, sì, Tenkar. Allora, ti vendo la melma vivente, l'oro magno, anche se il mercato è a meno 1,4, il legno, poi ti vendo l'iridesite, un bulbo stellare, la gabbia toracica di carnivoro in ottimo stato, l'Erox, poi nella nave ho il nido di ungulato in ottimo stato, altro lemmio, dell'argento, dell'oro, del deuterio. E basta. Ciao Ben, buongiorno, ben arrivato. Allora, mandiamo un po' di dati. Mandiamo un po' di dati, ragazzi. Il nome va bene questo. Ok, non me l'ha caricato? Ah, perché mi sa che devo caricare tutte le rob la roba. Ok. No, ho fatto nascondi sistema. Come faccio a farlo rivedere? No, rimettilo. Mostra sistema. Una volta c'era carica tutto, però non mi ricordo come si faceva. Una volta c'era l'opzione carica tutto. Ah, eccolo. Hanno messo la freccetta. Il malamondo abbia... Allora, c'è un malamondo in giro. Però il discorso è che lo dovremmo ritrovare. Adesso vi faccio vedere la galassia e capirete che è un po' impossibile ritrovarlo. Ora vi faccio vedere com'è la galassia. E capirete che è impossibile trovarlo. Allora, questo è il sistema solare dove siamo ora. Ok, li vedete tutti quei pallini luminosi? Li vedete tutti questi pallini luminosi in giro? Tutti quei pallini luminosi, anche quelli super lontani, sono dei sistemi solari. Con altrettanti pianeti. Io adesso... Lo vedete la mappa in alto a sinistra? Quello è il settore dove ci troviamo ora. Cioè, in altro, centro della galassia, galassia di Euclide.
una piccola sfera che ci indica dove stiamo. Tutti questi pallini che vedete sono tutti pianeti. Allora, vediamo un attimo. Ok, ora riesco a zoomare. La posso... È a 360 gradi, eh? Cioè posso girare dovunque. In ogni sistema solare ci possono essere X pianeti, X lune. E co continua all'infinito. Ma allora non mi ricordo, c'è un post dove lo sviluppatore dice quanti pianeti sono stati generati e non mi ricordo quanti triliardi, ragazzi, quindi è impossibile. Allora, se ci fermiamo su un pianeta, vi dice il nome temporaneo, cioè se ci fermiamo su una stella, vi dice il nome temporaneo e se è stato scoperto da qualcuno. Come potete vedere, nessuno di questi è stato scoperto da qualcuno sin dal lancio del gioco. Sì. Allora, io devo andare di qua a Gidoviesh acqua. E ci sono solo due pianeti? Ci sono solo due pianeti? Scusa, destinazione buco nero, centro della galassia, buco nero. Percorso selezionato buco nero. Andiamo qua, ragazzi. Ma ho fatto due salti, Alo, perché abbiamo riniziato l'altra sera. Ciao Stefio, ciao Grievous. Buongiorno ragazzi e ben a pianeta infestato. Ok. E tu? Beh, mi sembra melmoso anche questo. Pianeta Tor. Vabbè, torbido. Non è detto che voglia uccidermi, torbido. Torbido non è detto che voglia uccidermi, ragazzi. È solo torbido. Torbido non necessariamente significa brutto. Esatto, anche la birra può essere torbida. Torbido non significa necessariamente male. Quindi andiamoci a prendere il modulo d'espansione per la nostra tuta. Infatti, ragazzi, torbido no, non significa per forza. Quanto vuoi? 30.000, vai. A volte torbido e ben, esatto. Che multitool hai? Classe B, ciao. Ciao. Allora, io ho delle coordinate planetarie che vorrei utilizzare per altri depositi. Oh, grazie mille dei follow, ragazzi. Ciao, nome facile. Allora, qui c'è il pianeta torbido. Allora, innanzitutto, a me serve dell'antimateria che la posso fare. Mi serve l'involucro per antimateria che lo posso fare. E posso fare una cella di curvatura. Ok.
Allora, vediamo se troviamo un deposito. Ho ancora tre mappe di depositi. Impianto di produzione. Dove l'ha rilevato l'impianto di produzione? Sull'altro pianeta. Quello. Il pianeta torbido. Ok. Andiamo al pianeta torbido. Andiamo a vedere. Ciao Simo, buongiornissimo, ben arrivato. Ce l'abbiamo il carburante? Mamma mia, quanto è rozzo. Guardate, c'ha tutte le valvole che si aprono all'astronave, che figa. Mi piacciono le astronavi con il look retro all'interno. Con tutte le leve, le cose. Figo. Andiamo a vedere com'è il pianeta torbido. Beh, dai, non sembra brutto. Tutte isole. Sembra un Iveco interstellare. Ma dici che anche questo è fatto di plastica? Un saluto agli amici della Iveco che ci seguono sempre. Allora, qui che. Ah, che strani alberi. C'è anche una piattaforma d'atterraggio, però. Vediamo un po'. Una stella cadente. Non era una stella, quella era proprio un meteorite. È proprio un asteroide che è caduto sul pianeta. Ok. Nebbia dolorosa. Flora alto, fauna proficua. Beh, c'è da dire che c'è un bel panorama su questo pianeta. È forse un po' troppo blu per i miei gusti? Adulto, comportamento in continuo movimento, dieta polline, note autoguarigione rapida. Beh, sembra tranquillo. Sei tranquillo? Hello? Sì, è tranquillo. Ah, questi alberi invece? Matura, simbiosi funginea, corteccia tossica. E i funghi? Oh, oh, oh! Che è stato? Matura, fonte nutritiva, azotofissazione. Anche questo corteccia tossica. No, ma ci sono Mentix delle cose fantastiche. Ciao JJ, buongiorno, ben arrivato. Allora, qui ci sarebbe una porta da distruggere per entrare qua dentro. Il problema è che ci sono le sentinelle. Dai. No, 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 no. Ok. Perfetto. Mi nascondo. Mi nascondo. Ok.
Dammi naniti. Impianto di produzione. L'allarme ha bloccato il terminale. Un messaggio compare lettera dopo lettera sullo schermo. Ah, cavolo. Kadaidaina, intruso. Ormar Zaxosciano Motang Alagandain. L'allarme non dà segni di interruzioni. Sul muro noto degli scanner di sicurezza che ruotano lentamente verso di me. Sparo alle telecamere, no. Monto un chip di override. Taglio i cavi di collegamento. No, monto un chip di override. Monto un circuito di override al circuito di sicurezza. La mia modifica improvvisata sembra funzionare. L'allarme si ferma e il terminale mi concede l'accesso completo. Sì! Le operazioni sono tornate alla normalità. Io ho accesso al pannello di controllo dell'impianto. Ora dovrei poter alterare la produzione a mio vantaggio. Ah! Perché il mio multitool poi lo vendo, ragazzi. Che lo espando a fare. Impariamo una nuova forma. Prendiamo i naniti? Ma prendiamo una nuova formula, dai. Ah, me la fa imparare a buffo? Fichissimo. Acido. Ah, solo tra queste due. Lubrificante, condensatore. Pass dell'Atlante. Vai. Fantastico, ragazzi. Ora facciamo i vaghi con le sentinelle. Oh, che ho visto? Che ho visto? Che ho visto? Mio! 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 Wow! Ok, saranno sabbie mobili? Ah, vi avevo promesso che oggi l'avremmo fatto in terza, ragazzi, è vero, scusate. Avete ragione. L'avevo promesso che oggi avremmo giocato in terza persona. Saranno sabbie mobili? Paura ad andarci. Cos'è quello? Cassa sepolta. È che il problema è che il jetpack il mio non è potenziato. Guarda quanto poco dura. Finito. Cioè non ce la faccio neanche a uscire dalle grotte piccole. Lo dovrei potenziare. Un pianeta torbido era. Che cosa sei tu? Ma che simpatico! Età perpetua? Comportamento sottomesso. Diega sacca d'alghe. Note zampe spinate. Ma è carinissimo! Oh! Che c'è dentro? L'ore... Ore laite? Ok. Ah no, quella cosa l'hanno sistemata, Mantix. Quella della super spinta del jetpack con il pugno. Non lo so, l'ultima volta che ci abbiamo giocato no, non c'era più. Guardate questo quanto è grosso. Ehi! Forse ho del cibo per te. Puoi nutrire le creature direttamente. Le esche lanciate. Adotta una creatura per avere un compagno animale. Interagisci con l'animale. Cavalca. Galoppo! Al galoppo!
Al galoppo! Posso scendere? Ok. Perché mi è rimasto questo simboletto qui? Come lo tolgo? Questo cerchietto? Come lo tolgo questo cerchietto? Ah, l'ho tolto. È fantastico. Aspettate, fatemi vedere se posso creare altro cibo. Dovrei avere mangimi. Ok. Allora, vogliamo andare a vedere... Ah, cavolo, mi serve... Allora, mi serve gel di idrogeno. Gel di supporto vitale, ok. Allora, io dovrei avere altri depositi. Altre mappe di depositi. Alla fine questo pianeta, avete visto, non sembra volerci uccidere. E poi, tutti che prendete in giro la mia astronave, ma lo sapete che la mia astronave ricarica automaticamente i propulsori di lancio? Eh? Li ricarica in automatico, perché la mia astronave è fichissima. È questo qua. Caricatore del sistema di lancio, classe S, ragazzi, classe S. Che robetta figa. Voi che la prendete in giro. Arrivo fra 20 minuti, sì, certo. Come no? Come no? Arrivo fra 20 minuti, certo. Adesso facciamo la tecnica del delfino, ragazzi. Basta andare un attimo nell'atmosfera. E... E eccoci qua. Verità... Se esco proprio... Ciao, Kuma! Oh, ok. No. Perfetto. Lo so, Kuma. Cioè, più che altro è uno di quei giochi rilassanti che ogni tanto ti vogliono. Ogni tanto ci vuole un gioco rilassante. E... Sono sempre online, Kuma. Sono sempre online. Così posso caricare i pianeti. Se trovo delle creature strane, gli diamo il nome. Se troviamo dei pianeti strani, gli diamo il nome. E... Ciao Yunkel, buongiornissimo, ben arrivato. Tutto bene, a te come la va? Arrivo.
C'è uno strano sensore rosso all'interno della mia astronave. Ma questo torbido, ma che non è molto particolare alla fine. Cioè, è carino. Oh! Oh cavolo. Sì, ha dei colori un po'. Avete visto poi la polvere che si alza? Che è viola? Mi sa che questa, ragazzi. Col cavolo che riuscirò ad entrare. Ci posso provare, ma. Ah! Rompi di porta! Corri mal, corri! Ok. Ma è questa la cosa, cioè il senso Alu è che c'è sempre qualcosa da scoprire. Cioè non finisci mai in un pianeta già scoperto da altri, o anche se qualcuno ti dà le coordinate di un pianeta, è molto 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 difficile raggiungerlo, se non impossibile. Ciao Cipo, buongiorno, ben arrivato. È quella la cosa figa. Lo scopo non è esplorare tutto. Lo scopo è il viaggio. Quello che conta in questo gioco, ragazzi, è il viaggio. E la sorpresa di trovare cose nuove. L'allarme ha oscurato le informazioni terminali principali. Posso comprendere solo alcune parole. Hulon, Kido, Otand! Se riuscissi a capire qualcosa di più sul flusso di lavoro originale, potrei riavviarlo e ripristinare le operazioni. Mercantile, di sicuro. Il flusso di lavoro del guerriero è ripristinato! Ma chi sono? Cioè, ragazzi, sono proprio un linguista, bleh. Avete capita? Sono un linguista. Il sistema torna operativo. Ricevitore del teletrasporto. Dispositivo per teletrasporto per astronavi. Un dispositivo che modula i segnali di comunicazione standard delle astronavi per permettere il trasporto di materiali oltre che di dati. Le astronavi equipaggiate con questa tecnologia possono scambiare prodotti e sostanze con un'exotuta a grandi distanze. Vabbè, no, non, cioè, no, non ne capisco, onestamente Alu, non ne capisco il problema. Ok, ne ho un'altra, giusto? Andiamo a vedere anche l'ultima. Però ritorno a dire, ragazzi, non è che è un gioco che vi deve piacere per forza, eh. Cioè, se non vi piace o se vi dà fastidio qualcosa del gioco, cioè, non dovete giocarlo per forza. A me è sempre piaciuto. Io l'ho sempre trovato rilassante. Ho sempre trovato alcuni mondi molto molto spassosi.
anche se cercano la maggior parte delle volte di uccidermi. Però non voglio convincervi a giocarlo, ragazzi, ci mancherebbe. A me il concetto del gioco piace molto. Mi piace l'esplorazione, mi piace che la galassia sia stata generata completamente a caso, compresi gli animali, le piante. Mi piace che hanno messo vari tipi di pianeti nel corso degli anni, che prima non esistevano, tipo i pianeti anomali, che sono fantastici. Cioè, i pianeti anomali, ragazzi, ne avevamo trovato uno con le piante sospese nel tempo, cioè, fantastico. Quindi beh, ma se uno deve fare un gioco ambientato in una galassia, ragazzi, cioè se riesce a rispettare, cioè a dare il senso della vastità della galassia, tanto di cappello. Ok, de devo andare. Beh, adesso non sono più 90 anni, sono diventati 85. E piano ogni anno scenderanno. Ogni anno scenderanno. Nulla è troppo grande, ragazzi. Occhiolino, occhiolino. Grande! Mi è successo, Mavalluccio, mi è successo, non in questa partita, in una delle partite vecchie, dove sono entrato in un sistema solare e c'erano altri due giocatori che stavano insieme. Mi è successo. Una volta. È stato un avvenimento veramente unico. Sì, veramente figo. Mi piace Mario perché la regola mantenere lo spam al minimo l'hai presa sul serio. La potete disattivare, Junker, se vi dà fastidio. Basta che cliccate sullo schermo, c'è la spunta per attivarla, per renderla visibile o invisibile. Se non gioco a Warframe, mettetela invisibile. Basta che cliccate sullo schermo e compare la spunta. Questo vale per tutte le estensioni, ragazzi, non solo per quella di Warframe. Se andate su un canale, vedete che c'è un'estensione e non la volete vedere a schermo, ci potete cliccare sullo schermo e attivare e renderla visibile o invisibile. Ah, cavolo, ancora 2 minuti. Ciao Jim, buongiornissimo, ben arrivato.
E l'estensione fa vedere il setup che sto usando in quel momento, bosse. No. Che è successo? Ho sentito un tarananao. Devo andare a vedere che è successo, però prima devo fare fuori i pirati. Ok. Oh! Stanno massacrando. Fortuna che avevo pintato gli scudi di questa bagnarola. Ok. Ah, ok, che nave carina che hai. Allora, dov'era? Ma non lo so che cosa sia. Non si dovrebbe essere sconnesso niente. Adesso comunque vado a vedere. Anzi, fatemelo vedere subito. Qua va avanti da solo. Che è successo? È il notify dell'Xbox. Perché mi avvisi? Non voglio. Vai alle impostazioni. Disattiva tutte le notifiche per... Ma guardate, mannaggia l'Xbox app. Quindi, ma non stai giocando da PS5? Sì, in verità sto giocando da PS5, ragazzi. Però ho l'Xbox app attiva su PC. E si diverte a mandarmi le notifiche. Adesso hanno messo, vabbè, tolto il fatto di poter avere il compagno animale. Avete visto? Vi ricordate che l'ultima volta che ci abbiamo giocato, mi sa che è stato tipo un paio d'anni fa, volevamo fare la base sott'acqua e non la potevamo fare. Vi ricordate che si glitchava sott'acqua? Adesso hanno messo la possibilità, proprio la sezione basi subacquee, perché ci sono i mondi che sono fatti tutti d'acqua, no? Cioè non c'è proprio terra, c'è solo acqua. E quindi adesso hanno messo la possibilità di fare le basi sott'acqua. Che forza, la devo fare, la voglio fare. Ne voglio una. Dov'è il trizio? Quel trizio! Analizza, analizza. Ok, carica. Perfetto. Ciao, Shata, buongiorno. Ma no, povero, non è colpa sua. Colpa mia che non avevo disattivato le notifiche, poverino. Arrivo! Ok. No, è più che altro perché le notifiche arrivano solo sul monitor principale, no? Però il monitor principale adesso ce l'ho. Lo sto usando per la play. E quindi non sapevo che notifica era. Magari si era veramente staccato qualcosa. Wii! Alla fine non è brutto. Cioè, allora, sembra una gigantesca palude questo pianeta, ragazzi.
sembra una gigantesca palude, però non è brutto, cioè non è, almeno non è mortale. Almeno quello. Che cos'era? L'avete visto? Oh, no! Che cos'è? Che cos'era? L'avete visto? Aspettate, andiamolo a vedere. Questo. Abita mondi umidi e paludosi. Questo insetto volante? Come volante? È spinto sempre avanti da una terribile fame e la sua caccia è interminabile. Attirata dallo zucchero, consuma i piccoli frutti che cadono dalla vegetazione locale. Osservazione aggiuntiva, occhi compositi. È raro, sono rari. Ok. E che cavolo, sta proprio qua. Vabbè, ok. Ne sono andate, eh? Guardate che bel casco con le luci che fanno bzzz, 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 bzzz. Eh? Fa molto Centurione Silone, vero? È in corso la raccolta della produzione dell'impianto. Potrei velocizzare i sistemi potenziando alcune delle macchine che operano sotto di me. Duigrasang ai Zensurmur Amru Hukankl Gormar Gavsh Am Baksu Daimo Baksu Ishana Akog Yuyao Yuyao Uijeomk Abgar Ilo. Ok. Sul terminale è aperta una schermata che. Sul terminale è aperta quella che sembra la schermata della gestione di energia. Ovviamente potenziamo, ragazzi, la scheda madre principale. La velocità di produzione della struttura resta invariata. La cassetta di scambio resta vuota. Stupida base! Ho finito le mappe? Rip. Oh! Fermone. E vabbè. Andiamo a vedere l'altro pianeta, ragazzi. Il problema di questa nave, ragazzi, è che non si guida proprio benissimo. Cioè, un po'. Si sente un pochino il peso di questa nave. Sto giocando da PS5, Pitago.
Ok, quello che cos'era? Che pianeta era? Allora con tastiere e mouse, esatto. In verità credo si possa attaccare, onestamente non ci ho mai provato. Col volante streamer. Era pianeta infestato. Ciao Cornelia, buongiorno. Andiamo a vedere il pianeta infestato, ragazzi. Vediamo com'è fatto un pianeta infestato. C'è il cross platform? Sì. E ti dice anche da che piattaforma stanno giocando gli altri. Ma sembra ghiaccio questo, ragazzi. Vero? Sembra neve. Non è neve. Non è neve, è rosso. Che cos'è? No, vabbè, ma io non scendo. Ma che acqua è questa? Ma che acqua, che liquido è? No, ma io non scendo. Scendo? Dove scendo qua? Posso scendere qua verso la costa? No, è tutto pie... Oh, provo a scendere qua. Allarme ambientale, temperatura all'esterno meno 60 gradi. Cadono delle spore. Pioggia congelata improvvisa, sentinelle zelante, flora invasiva, fauna frequente. Allora, se io esamino questa. Età millenaria. Struttura delle radici gravitazionali, resistente alle. Ah, sono le sentinelle, eh. Che qua le sentinelle mi attaccano e basta, ragazzi. È pieno di sentinelle. Questo che cos'è? Età perenne, struttura delle radici termofila. Fonte nutritiva decomposizione. Che schifo! Che schifo! Ma si muove tutto, ragazzi! E emette della luce propria! Che cos'è? Anziano, ma comportamento allegro. Mangia le zucche di caverna. Ok. Quindi avevo ragione, era neve. Quello è un altro. No, no. Ok, sono due, una a fianco all'altra. Tu che cosa sei? Adulto, radicale, comportamento cura le piante. Ah, perché poi se le mangia, dieta foglie fresche.
Quindi lui le cura e poi se le mangia. Mica fesso. Mica fesso, ragazzi. Hanno messo i pianeti horror, ragazzi. Però non ne ho mai visto uno. Hanno messo anche i pianeti horror. Però non ne ho mai visto uno. Perché l'ultima volta che abbiamo giocato non c'erano. Vabbè, possiamo cambiare sistema. Ma questo non lo definirei horror alla fine, Old, dai. Ciao Leo, buongiorno, ben arrivato. Allora. Quindi dobbiamo andare giù. Sì. Vedo, sono tre pianeti, uno con due lune. Horror è il pianeta dove si trovano i programmatori di Atlas. Pensavo fosse genere scam per il pianeta. Wow! Allora, ragazzi, a me hanno insegnato. Abbiamo trovato la base di un giocatore! A me hanno insegnato a star lontano dai buchi neri. Vediamo un po'. Pianeta piovoso, l'ha fatta su un pianeta piovoso. Poi ha due lune. Luna vivaio. E dovrebbe avere un'altra luna che... Eccola là. Sta là dietro. Questa. Cavolo, non la riesco a inquadrare bene. Luna metallica. Poi qua questo è un pianeta misero. C'è un rottame recuperabile qua. Ciao Sam! C'è un rottame recuperabile. Questo pianeta ha anche una luna che però sta dietro. Allora facciamo una cosa. Andiamo alla base stellare, ragazzi. E andiamoci a prendere il potenziamento per la tuta. Poi possiamo andare a vedere il rottame. No, non vedo l'ingresso. Vedete l'ingresso? Forse dall'altra parte. Eccolo. No. No, niente scansione ostile. No. Ok.
Perfetto. Beh, io l'avrei fatta sulla luna, cioè una luna vivaio, però forse ha qualcosa di negativo quella luna. Forse. Quanto costa? 40.000, vai. Oh, carino. Questo è l'esosca. Ah, questo è per i mezzi terrestri. No, no, sono diverse alcune, Mavalluccio. Hanno aggiunto delle stazioni spaziali particolari. Ci sono anche quelle perdute e abbandonate. Classe B. Però guardate gli slot, ragazzi. Non è classe S. Lancia di luce, cannone geologico. Da 6 slot a 23 slot, ragazzi. Cioè, costa 2 milioni e 8. Però posso. Ah, io lo devo ricreare praticamente. Ma sono 23 slot, ragazzi. Cioè, sono veramente tanti, quindi mi serve il manipolatore. Allora, intanto posso mettere il nanotubi di carbonio e gel di idrogeno. Vediamo se lo posso fare. Ok, gel di idrogeno. E possiamo mettere il manipolatore di terreno. Poi posso mettere campo di forza personale, due batterie ioniche. Le posso fare? Batterie ioniche. Ok. Perfetto. Poi possiamo mettere la lancia di luce, che cosa fa? Aggressiva arma per il multitool. Lancia di luce provoca danni istantanei ai bersagli. Ah, quindi non c'è bisogno del boltcaster. Nanotubi di carbonio, sigillo ermetico, circuito elettronico. Vediamo un po' se li vendono. Sigillo ermetico e circuito elettronico. No, no, avete ragione. Non, no, non ricavo. Dovrei anche avere altre mappe per trovare altri manufatti alieni, forse. Quindi com'era? Sigillo ermetico e circuito elettronico. Non mi ricordo quanti, però. Un sigillo ermetico e due circuiti elettronici. Circuiti elettronici 2. Il sigillo ermetico non ce l'hanno. Forse lo posso fare io?
Sigillo ermetico. Ok. Ah, mi servono un nanotubo di carbonio. Lo posso fare? Sì. Ok. E adesso possiamo prendere anche gli altri materiali, ottimo. Quindi, allora, vendo i proiettili universali che non mi servono più. I vorticubi. Basta. Ci dovrebbe esserci il cartografo. No, tu sei l'agente missione. Sei tu il cartografo? No, tu sei l'emissario e tu sei il cartografo. Allora, voglio i manufatti alieni. Gra! Il Viken! Mamma mia! Oh, il! Mamma mia, so tutto. Cambio mappe. Voglio dati cartografici alieni. Ok. Perfetto. Dov'è la mia... Ah! Pensavo avessero rubato la nave! Ho parcheggiata! L'avevo parcheggiata là! Quindi, che cosa abbiamo? Pianeta misero con un rottame recuperabile. Pianeta misero. Ma misero che intenderà? Allora, facciamo una cosa. Andiamo prima a cercare. Vediamo dov'è il manufatto alieno. Mappa. È sul pianeta piovoso. Vabbè, sul pianeta misero ci andiamo dopo, ragazzi. Povero il pianeta misero. Ah, ah, ah. Ok. Ah, intanto che viaggiamo. Datemi un secondo, ragazzi, scusate. Datemi un attimo. Siamo arrivati? Beh, ha piovuto veramente tanto su questo pianeta, ragazzi. No? Però dai, sembra tranquillo. Vero? Ma sì, dai, che è tranquillo. Ah, guardate dove hanno costruito la rovina. Ah. Ok. Pioggerella rovente, sentinelle richiede obbedienza. Cosa? Processo di formazione fotonico. Note instabilità quantica.
Oh, molto bene. Ho sempre voluto una pianta con l'instabilità quantica. Chi non la vorrebbe, ragazzi? Ciao, Deska! Buongiorno, ben arrivato. Ok. Per questo. Vediamo un po', va. Ma... Delle rune prendono forma sulla pietra, brillando di luce vivida. Mi cantano degli antichi Viken nel linguaggio della mia gente. Le sentinelle non fanno parte dell'ordine naturale, esse cadranno. Nella loro infinitezza e nella loro replicazione, gli automi si dimostrano degli abomini. Devono essere cancellate dall'esistenza, moriranno tutte in virtuose battaglie o per l'assalto del tempo. Cerco la conoscenza del passato. Ok. Ci sono altre... No. Dai, non è affatto male questo pianeta. Ho tolto la pioggerella rovente. Dottura delle radici poligonale. Fonte nutritiva cattura. Fioritura rara. Oh. Andiamo a vedere. Ok. Laggiù? Almeno... Dai, è anche bello da vedere. Certo è notte. Però, vedete, ci sono anche delle piante luminose. Ah, volete andare a vedere la base del giocatore? Sì. Facciamo questa rovina e andiamo a vedere la base del giocatore. Perché no? Ma anche se si potesse non lo farei mai, Old. Con... E essere. Allora, frammento di manufatto. Una... Penso solo visitarla, ragazzi, perché non è mia. Cioè, quando uno mette una... un terminale per la base, praticamente si prende una zona di mondo. E penso che nessuno possa far qualcosa all'interno di quella zona di mondo. Credo. Ah sì, quello ne son certo. Frammento. Dov'è la cassa? Dov'è la cassa? Cassa sepolta. Non è quella. Non deve essere quella perché la rovina sta qua. Eccola. Ops. Dai, dai. Tanta roba. Collezione di cimici pungenti. Ma che è? Dov'è? 176.000. Ah. Ma non lo so, ho trovato delle cimici pungenti, ragazzi. Andiamo a vedere la base, dai.
Mannaggia. Vabbè, ogni tanto ci dice male, ragazzi. Non ci può dire sempre bene. Eccola là. Cobalt 1. Ah, ma sta su un altro. Sta sulla luna metallica, ragazzi. Io pensavo che fosse sul pianeta piovoso. Invece sta su. Ah, ok, le conosciamo già le lune metalliche. Ne avevamo già incontrata una. Cosa ha costruito questo? Cosa? Caldo scarlatto. Flora tra mondi diversi. Ma messo delle batterie. Ciao, Moffi! Dei pannelli solari, ma ovviamente adesso è notte. Luce insufficiente. Ma in teoria non dovrebbe farmi prendere le sue cose. Cioè, se io faccio R3, infatti, ci ha messo una casetta. Più che altro, ciao, Xato! Erosione del vento, note insolitamente soffice. Cioè, questo è soffice, ragazzi. Questa cosa è soffice. Ma non è possibile. Ma non è possibile che sia soffice. Chat, non è possibile. No, no, non volevo rubare, stavamo vedendo se si potevano, se si poteva interagire con le basi degli altri, ma non si può, giustamente. Deposito di oro. Deposito di oro. Mi sa che ho capito perché si è messo la base qua, ragazzi. Deposito di oro. Credo di aver capito perché ha messo la base qua. Credo di avere una vaga idea. Questa è una creatura, vero? Età appena nato, genere sconosciuto, comportamento sereno, dieta mastica germogli, note lingua amovibile. Va bene. Processo di formazione getti di pressione. Note potenzialmente sintetico. Puoi fare tutte le basi che vuoi. Puoi
Puoi fare una, ne puoi fare 50, ne puoi fare 500. Puoi fare tutte le base che vuoi. Senza nessun limite. Allora, volevo andare a vedere il pianeta misero, ragazzi. E sì, iniziamo tra una decina di minuti, orientativamente, boss. Voglio fare la macchina, voglio fare il mech. Ci sono i mezzi terrestri, ragazzi. Voglio trovare un bell'animale da compagnia. Tutto strano. Porello. Ok. No, dai, come il verme di... Mi puoi mettere un verme dentro l'astronave? Ma no, qua sotto c'è qualcosa. Cos'è questa cosa? Abbiamo iniziato da zero, sembra essere oro, ragazzi. Sembra essere oro. E questa sembra essere una rovina aliena. Eh già, ragazzi. Temperatura all'esterno 25 gradi, tranquillo. Bioma appassito, sentinella limitata, flora non comune, fauna proficua. Non è male. Un po' desertico, però. Ho visto comunque di peggio. Beacon per uno. Qua. Kirk. Ok. Onore. Ah. Il Viken Lukang Koken Ermenni e Lepingu. Appoggio il mio palmo sul monolito, ma indietreggio non appena giungesce al mio tocco, sciogliendosi. La roccia fusa gronda davanti alla pietra, esponendo una cavità profonda. Al suo interno noto ricchezze oltre ogni immaginazione, antiche tecnologie e carichi che mi aiuterebbero nel mio viaggio. Improvvisamente la voce di un'antica tribù fa tremare il terreno. Entro! Il livello della lava aumenta e la roccia disciolta raggiunge la mia exotuta. Il tempo rallenta, mi sento bruciare, non c'è liberazione e sono condannato. Chiudo gli occhi, quando li riapro l'edificio è stato ricostruito e la roccia disciolta è tornata solida. Avverto un vento caldo e rabbioso. Reputazione diminuita. Rip. Ah. Ci ho provato, chat. Ci ho provato. Ma rip. Vabbè, ci ho provato, chat. Ci ho provato. Contenuto evaporazione. Ciao Francesco, merita questo gioco? Dipende dai tuoi gusti. Nessun gioco merita o non merita, dipende molto dai gusti della persona. E
È un gioco molto di nicchia. Anche se è un gioco famoso, è un gioco molto di nicchia. Ma perché i Viken sono guerrieri, quindi mi aspettavo che magari indietreggiando si sarebbero offesi, no? E invece... No. No, non è stata così. Oh, che cos'è? Cos'è? Adulto, genere simmetrico, comportamento allegro. Note feci nutrienti. Ah, beh. Allora, se ha le feci nutrienti. Se ha le feci nutrienti, chat. Andiamo a vedere l'edificio sconosciuto. Dove sarebbe l'edificio? Cioè, non c'è niente. Che edificio? Ciao. Ah, questo è un edificio. Però... Sì, era un'antenna nel nulla. In verità volevo cercare il rottame. O questa. O questa, ragazzi. Ok. Questa è una pianta? Età pluridecennale, struttura delle radici gravitazionale, fonte nutritiva, meditazione. Cioè, sul serio? Ok, arma. Fighissimo, la pianta come fonte nutritiva, la meditazione è stupenda. Ok. Aspettate. Ah. Strane scritture compaiono sulla pietra, svelando i segreti degli antichi Viken. Come faccio a comprenderli resta un mistero. Kirk previde la debolezza della razza guerriera dei Viken. L'ascesa alle stelle della nostra nobile razza venne bloccata dalle stolte sentinelle. Nove volte ancora, Irk ordinò. Avremo la nostra vendetta e schianteremo i demoni di metallo contro le rocce della dannazione. Conoscenza del passato. Ok, ci sono altri pietre della conoscenza qua in giro. Ce n'è una, però sta lontana. Ok, andiamo a vedere che manufatto. Irk è un nome, sarà tipo un profeta, un eroe. Ok, dov'è? Ma alla fine non mi dispiace. Su un altro pianeta? Su un altro pianeta. Il capitano Irk, no, non è... Ok, andiamo a vedere l'altro pianeta. E lì ci voglio tornare per cercare il relitto, ragazzi. Devo assolutamente cercare il relitto. Oddio,
oggetto di interesse. Oggetto dello spazio profondo rilevato. È quello? Ma quello mi sa che è il buco nero. Boh. No, non so che cosa... Pioggia! Pioggia, chat! Certo che c'entriamo nel buco nero. Che domande, Viven. Certo che c'entriamo. Ok. Io direi di atterrare qua. O anche no. Qua? No. Qua. Ciao Astro. Temperatura all'esterno 108 gradi. Beh, direi che ci può stare. No? Beh, dai, avevamo visto anche il pianeta con 300 gradi, quello della pizza. No? Ma quanto dura questa pioggia? Ah. No, no, ci siamo stati prima. Su questo pianeta non c'era la pioggia. Sarà passeggera. Spero. Vabbè, tanto devo scavare. Mi dovrebbe proteggere. Infatti. Come? Cosa? Quale vento? Ok. Che hai detto? Ok. Dai, dai, tutto a posto. È una cosa passeggera, ragazzi. Quindi stiamo a due. Manca l'ultima. E ci siamo. Questa è la terza. La cassa è questa. Dai, dai. 10 milioni, 10 milioni. Pianta delicata. Risale circa 2917 anni fa. Non è chiaro se questo campione sia affetto da una strana e grave mutazione o se ne sia la radice. Sembra assorbire materiale genetico da tutto ciò che tocca, contorcendo i suoi tentacoli per adattarsi alla forma del donatore. Ciao Thunder!
semi di paperacardo, quanto valgono? 2.100.000. Meh. Speravo di più. I pittogrammi indecenti sono stati fighissimi. Quelli mi sono piaciuti veramente tanto. È stato buffo trovarli. Allora, ragazzi. Quindi per questa mattina ci fermiamo qua con No Man's Sky, ragazzi. Andiamo su Valheim insieme al Turbone. Datemi 3 minuti, 2-3 minuti per sistemare il tutto e ci vediamo fra pochissimo. A tra poco. Per forza quello bianco. Ok. Now you should carry your own memories to leave. No. Forse dovevo girare. Cavolo, mi sa che dovevo girare sotto. No! No! Ho sbagliato, ho cliccato male. No, fammi continuare. Mi sa che mi sono sbagliato. Avevo trovato anche tutti quelli opzionali. Beh, abbiamo trovato un'arma di livello 2, dai. No, non riesco. L'ho afferrata al volo. No. Vabbè, ho capito, ma... Non guardare giù. Grande! Il nano non riesce a saltare. No, forse... Ah! Stupido nano con le forbici. Ok, ci dobbiamo riposare. Sperando... Ci sia la possibilità di riposarsi. Sì, credo anch'io che sia una stanza segreta. Si è buggata la vecchia? Mi sa che si è buggata la vecchia, ragazzi. Ma che? Ma è partita da davanti! Cavolo. Sto piombando come un falco sulla mia preda. I miei artigli affonderanno nel suo cuore emo e saremo connessi per sempre in un legame cremisi. No, era più carino tipo in un legame creato dalla sofferenza e dal dolore della ferita. Un legame creato dal sangue. No, mica lo so. Dipende. Che gli è successo a questo? Ah. L'ho fatto volare di sotto, l'ho fatto volare di sotto! Si è aggrappata alla nostra nave. L'ho ucciso, l'ho ucciso! Vai, Viven! Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Con calma, Mal, con calma. No! No! Ho tentato di correggere. Non ce l'ho fatta. Ah.
L'ho fatto io il doppiaggio. Ce la facciamo. Eeeh.